Allora, mi vedete e mi sentite? Sì. Sì, Ok, non ti voglio. sì, ti sentiamo. Ok, grazie. Allora, dicevamo, questo primo seminario è un po' per conoscere il lupo, quindi vediamo un pochino, di capire un po' di più qual è la sua biologia e qual è il suo comportamento. Sono sicuro che tutti avete un'idea più o meno di cosa sia un lupo, di cosa faccia un lupo e perché è un animale estremamente popolare e comune fondamentalmente, è un animale estremamente presente nella nostra cultura. E quindi insomma vorrei un po' gettare luce su quelle che sono le vostre conoscenze e magari dirvi qualcosina in più. Allora, il contenuto di questa presentazione è diviso in quattro sezioni. Abbiamo una parte in cui discuteremo brevemente l'origine della specie, successivamente la sua morfologia, poi la distribuzione e infine una parte un po' più grossa, insomma, relativa al comportamento. Per quanto riguarda l'origine, vorrei premettere che non sono un paleontologo, quindi mi sono tenuto molto, molto. Ho riassunto un po' il tutto, insomma. Intorno a 43 milioni di anni fa è comparso per la prima volta nel gruppo dei mammiferi la superfamiglia dei carnivori morfi. Fondamentalmente si tratta di quegli animali da cui poi sono evoluti quelli che sono orsi, iene, felidi attuali e candidi attuali. Si trattava di un predatore arboricolo, probabilmente, che aveva una forma più o meno simile a questa, quindi una lunga coda, un corpo estremamente slanciato e agile e appunto probabilmente estremamente letale. Successivamente, intorno a 34 milioni di anni fa, compare il genere chiamato dei leptocioni. Questi animali fondamentalmente in letteratura vengono chiamati slender dogs, che in italiano significa lupo, cane snello, slanciato. Quindi vedete, una possibile rappresentazione di questo animale è appunto questa specie di lupo un po' magrolino, insomma. E più recentemente, per modo di dire, intorno a 5 milioni di anni fa abbiamo per la prima volta il primo reperto fossile del genere Canis. Quindi adesso inizia più o meno la storia del lupo, una storia che continuerà per appunto 5 milioni di anni, ma ad un certo punto, intorno più o meno a 10.000 anni fa, succede qualcosa di particolare. C'è una separazione abbastanza estrema fra quello che diventa poi il lupo come lo conosciamo adesso e il cane. Adesso, come è fatto questo lupo di cui parliamo, questo Canis lupus, quindi la nostra specie di cui siamo interessati, insomma. Il lupo ha un aspetto estremamente variabile. Partiamo prima di tutto dal peso. Il peso può variare appunto fra gli 80 e i 60 kg, ma addirittura possiamo avere individui che pesano intorno ai 20-18 kg. Questo peso è fondamentalmente relativo al maschio, mentre la femmina è più o meno un 10% più leggera. La lunghezza anche è variabile, abbiamo lupi che sono lunghi intorno al metro e mezzo, fino a lupi lunghi intorno al metro, e la coda è esclusa, e questa è generalmente lunga 30-35 cm. L'altezza poi viene misurata al garrese, che è il punto più alto della spalla, e va dai 50 ai 70 cm. Anche il colore della pelliccia è estremamente diverso, così come la consistenza, insomma. Possiamo avere lupi che hanno una pelliccia molto molto folta e più chiara, quindi con colori che vanno dal grigio al bianco e poi nero. Oppure possiamo avere una pelliccia più scura, generalmente più corta, con colori che sono marroncino, rosso e quant'altro. Per quanto riguarda la testa, è abbastanza riconoscibile, abbiamo una fronte ampia con delle orecchie corte e arrotondate e queste misurano intorno ai 10 cm. Il muso è appuntito, è appunto estremamente riconoscibile e ha un callo nasale nudo alla fine di questo. All'interno della bocca un individuo adulto possiede 42 denti, se in salute ovviamente. Questi denti, vediamo un pochino come sono organizzati. Allora, la formula dentaria per noi, insomma, del settore viene riportata in questo modo. Cosa vuol dire questa formula, appunto? Questo vuol dire che ci sono tre incisivi nell'arcata superiore e tre incisivi nell'arcata inferiore. Ci sono un canino in entrambe le arcate, c'è cioè un canino in entrambe le arcate. Ci sono quattro premolari, anch'essi in entrambe le arcate, mentre ci sono due molari nell'arcata superiore e tre nell'arcata inferiore.
I lupi, come tantissimi altri predatori, hanno quelli che vengono chiamati denti carnassiali. Nel lupo in particolare questi denti sono il quarto premolare e il primo molare, sia superiormente che inferiormente. Questi denti sono particolari perché sono generalmente triangolati e hanno delle superfici molto molto aguzze, quindi permettono appunto di lacerare la carne e quant'altro. Immaginate che un predatore abbia bisogno di qualcosa del genere, insomma. Un'altra caratteristica fondamentale nel lupo è che poggia il suo peso sulle dita. Le dita sono 5 nelle zampe anteriori e 4 in quelle posteriori. Ciascun dito è dotato di un polpastrello calloso e di un'unghia non retrattile, ovviamente, così proprio come nel cane. E posteriormente alla zampa c'è un grosso cuscinetto plantare che ha una forma lobata. Come dicevo, c'è un'enorme varietà per quanto riguarda peso, altezza e lunghezza del lupo, questo perché ci sono diverse sottospecie di lupo. Quella che conosciamo appunto come Canis lupus è la specie di origine, ma poi a seconda di quello che è l'ambiente, di quello che è il territorio, il lupo assume un aspetto un po' diverso. In genere, in letteratura, sono diverse le sottospecie di lupo che vengono riportate, quasi sempre più di 10. Qui nella fattispecie ne abbiamo 14, se non erro, e questo numero è variabile perché i diversi autori tendono ad individuare, identificare alcune sottospecie come non tali, oppure altro, insomma. Per esempio, secondo alcuni autori, anche il cane o il dingo sono una sottospecie di lupo. E questa è un po' una scuola di pensiero che differenzia America e Europa, perché per la scuola americana il lupo è una sottospecie del... scusate, il cane è una sottospecie del lupo, mentre per la scuola europea, che mi sento di supportare, insomma, il cane è una specie a parte. Quindi non parlerò di quello, insomma. E come vi dicevo, appunto, a seconda del territorio, l'aspetto del lupo, il suo peso e quant'altro cambia. Vediamo per esempio qui all'inizio abbiamo un lupo artico, quindi un lupo siberiano, che è fondamentalmente bianco, un lupo nordamericano, che è uno di quelli più grossi, che è sul grigio. Abbiamo poi le varietà un po' più piccole, abbiamo il lupo messicano, abbiamo il lupo persiano o quello arabo, addirittura quello rosso, che sembrano più degli sciacalli fondamentalmente, e poi c'è il lupo italiano, di cui parleremo un po' più in dettaglio, insomma, nel corso di questa presentazione. Appunto, il lupo in Italia ha un aspetto estremamente particolare, come vedete, e no, ovviamente scherzo, e il lupo in Italia è più o meno così, insomma. È una sottospecie che è stata identificata per la prima volta da Altobello nel 1921, quindi un bel po' di tempo fa, e il peso del maschio varia fra i 24 e i 40 kg, anche qui la femmina è generalmente il 10% più leggera, è alto intorno ai 60-70 cm, quindi non è particolarmente grosso, e ha una lunghezza che va dal metro al 1,40 m. Il colore, come vedete, è più o meno rossastro, fulvo, insomma, tendente al grigio. Un'altra caratteristica che spesso viene menzionata nella letteratura è che il lupo italiano presenta queste bande scure sulle zampe anteriori, ma è una caratteristica non discriminatoria, quindi non è detto che tutti i lupi in Italia abbiano questo aspetto, insomma. Allora, adesso parliamo un pochino quindi della distribuzione. Abbiamo detto che ci sono vari tipi di lupo, varie sottospecie di lupo, insomma, ma vediamo dove si trovano. Il lupo è un animale estremamente flessibile, non ha bisogno di una caratteristica particolare per il suo habitat e può vivere praticamente ovunque. Insieme all'uomo è addirittura una delle uniche specie che ha colonizzato praticamente l'intero globo. E al momento lo ritroviamo però solo nell'emisfero settentrionale. Fondamentalmente qui, in questa mappa che potete anche voi scaricare tranquillamente da quella che è la lista rossa per le specie in via di estinzione, che è questo nome qui che c'è sotto, e potete visionare insomma quella che è la stima della popolazione di lupo nel mondo. Come vedete appunto, vi dicevo prima, il lupo è presente solo nell'emisfero settentrionale, ma in questa mappa mancano alcune sottospecie. Per esempio vi menzionavo il lupo messicano, non è presente qui nessuna popolazione, e ci sono altri luoghi in cui il lupo si è estinto fondamentalmente, o per conto proprio, o molto più probabilmente per conto dell'uomo, insomma. E anche di questo parleremo un po' più in dettaglio. Ma vediamo qual è la situazione in Europa, vediamo la situazione che ci tocca più da vicino.
Anche stavolta si tratta di dati che potete trovare liberamente online, in questo caso si tratta dell'iniziativa per i grandi carnivori europei e come vedete abbiamo una mappa abbastanza completa. L'unico paese che manca in questa stima è l'Ungheria, come vedete in bianco, non riesco a mostrare il cursore ma è qui in bianco. L'Ungheria non ha fornito dati quindi non sappiamo quale sia la popolazione di lupo lì, ma vediamo che il lupo è abbastanza stabile in tutta Europa. C'è una popolazione notevole in Scandinavia, una popolazione notevole nei Balcani, una popolazione notevole in Italia, nella penisola iberica, e il lupo in tempi storici, fino a credo al 1800 se non ricordo male, era presente anche in Irlanda e in Regno Unito, ma è stato cacciato fino alla sua estinzione fondamentalmente, quindi non è presente nel territorio, insomma. Vediamo appunto qual è la situazione in Italia. Allora, la prima stima del lupo in Italia viene fatta nel 1900. Vediamo che il lupo è praticamente presente ovunque. E addirittura una delle cose più interessanti che possiamo notare è che il lupo era presente anche in Sicilia. Abbiamo una popolazione nella parte settentrionale della Sicilia e una addirittura anche nella parte meridionale. Mancano dei dati sulle Alpi, il che mi incuriosisce un pochino, ma credo sia perché erano probabilmente poco accessibili all'epoca, insomma. Vediamo come questa situazione cambia notevolmente, insomma, negli anni 60, la popolazione di lupo è praticamente meno della metà, questo perché la caccia e molto di più il bracconaggio sono estremamente frequenti nel nostro paese a livello storico. Non mi dilungo troppo in quello che è il conflitto fra uomo e lupo, perché so che qualcun altro ne parlerà, ma è uno dei punti appunto che discuteremo un pochino. Vediamo addirittura che negli anni 70 il lupo praticamente quasi svanisce dalla nostra penisola. Ci sono pochissime popolazioni che sopravvivono solo sull'Appennino, quindi il lupo era praticamente quasi scomparso, ma proprio negli anni 70 c'è un cambiamento di direzione. Fondamentalmente succedono diverse cose che permettono il recupero di questa specie, importantissimo. Allora, prima di tutto, nel corso degli anni 70 viene reintrodotto il cinghiale in Italia, che è una di quelle cose che è un po' fra una benedizione e una maledizione, insomma. Ottimo per il lupo, un po' meno per la situazione attuale. Stessa cosa per quanto riguarda capriolo, daino e cervo. Mancando uno dei predatori apicali, immaginate come questi erbivori siano espansi in maniera considerevole negli anni 70. Molto importante anche è l'attività dal punto di vista legislativo. Fondamentalmente vengono messe al bando le esche avvelenate, quindi il bracconaggio diventa molto più difficile, o quantomeno meno frequente, e soprattutto vengono create delle aree protette. Il lupo entra anche a far parte della direttiva della Comunità Europea, la direttiva Habitat, nel 1997 e in seguito a quella che è la rete di aree protette Natura 2000, il lupo diventa fondamentalmente una delle specie simbolo e una delle specie più protette a livello globale. Un'altra cosa molto importante è che negli anni 70 inizia una campagna abbastanza appunto importante dal punto di vista di una delle associazioni ambientalistiche probabilmente più famose in Italia, che è l'WWF. L'WWF fa questa campagna di informazione e divulgazione a cui dobbiamo probabilmente il recupero della popolazione, di fatto. Grazie appunto alla loro attività di informazione, donazione e quant'altro, hanno contribuito largamente a salvare questa specie nel nostro paese. Leggenda vuole che i lupi siano tornati in Italia perché dei lupi russi sono stati reintrodotti e paracadutati sul territorio negli anni 70. Ovviamente si tratta di una bufala, se leggete questa cosa non ci credete perché il lupo non è mai stato reintrodotto in Italia. Ma è una di quelle cose che circola un po' nell'ambiente e non ci credete. Vediamo appunto come in seguito agli anni 70 la situazione migliora notevolmente. Già fra gli anni 80 e l'82 e l'85 la popolazione praticamente raddoppia e addirittura arriviamo a dati un po' più recenti in cui vediamo che grazie a dati forniti da Life Wolf Alps abbiamo prima di tutto una visione molto più dettagliata di quella che è la situazione delle Alpi e poi una stima di quella che è la presenza del lupo su tutto l'Appennino. Si tratta ovviamente di una stima fatta in seguito a diversi studi e una cosa che c'è importante da dire è che spesso c'è una scuola che si occupa del lupo sulle Alpi e un'altra che si occupa sull'Appennino.
Quindi questi dati sono un po' da prendere con le pinze. La stima di lupo in Italia è un topic abbastanza, insomma, un argomento abbastanza complesso. Mi fa piacere mostrarvi questo grafico che ha condiviso qualche giorno fa un mio collega, e in cui appunto si rappresenta quella che è la stima di popolazione di lupo. Vediamo come negli anni 70 avevamo una stima fatta da fra tutti Boitani, uno dei più famosi, insomma, che ha studiato il lupo in Italia, in cui si diceva che c'erano intorno ai 100 lupi in tutta la penisola. Due anni dopo, Cagnolaro propone che addirittura ci fossero già 300-400 lupi. Questo dato non è mai stato confermato, quindi non sappiamo quale delle due stime fosse più realistica, insomma. La situazione cambia, ci siamo detti, insomma, negli anni 80 le cose migliorano. Vediamo come nel 2014, in un altro studio di Boitani, pubblicato su Science, tra l'altro, proponessero appunto che ci fossero intorno ai 600-800 lupi in tutta la penisola. Anche stavolta il dato è abbastanza controverso, perché nello stesso anno viene pubblicata una relazione in cui solo nella regione toscana abbiamo più di 100 unità riproduttive. Quindi immaginate come sia abbastanza improbabile che ci siano solo 600 lupi in tutta Italia, se ci sono 100 coppie solo in Toscana, a meno che la Toscana non sia estremamente sovraffollata e c'è praticamente un lupo ogni due passi, insomma. E un'altra stima viene fatta poi più recentemente nel 2017, come anticipo di quello che verrà chiamato, insomma, piano lupo. E vediamo come il numero aumenta estremamente, abbiamo addirittura 1870 lupi stimati. Quindi vediamo come passiamo da una crescita abbastanza graduale, quindi una crescita annua del 5% fra gli anni 70 e il 2014, come addirittura in 4 anni il lupo aumenti in maniera esponenziale. Questo dato è estremamente incredibile dal punto di vista scientifico e abbastanza irreale, nel senso che praticamente nessun mammifero, soprattutto un predatore, può svilupparsi e può aumentare il numero di individui così rapidamente, e non è successo fra l'altro niente dal punto di vista naturale che giustifichi questo incremento. Il fatto è che la gestione del lupo è una cosa abbastanza controversa in Italia, ma in generale nel mondo, e anche qui non mi voglio dilungare troppo perché c'è tutta la questione del conflitto con l'uomo, eccetera eccetera, di cui parlerà qualcun altro. Fatto importante è che a livello comunitario, se ci sono meno di 1000 lupi nel nostro paese, la specie va protetta. Se il numero supera i 1000, va fatta gestione del territorio. Quindi immaginate che ci siano interessi dal punto di vista appunto scientifico, economico, politico e quant'altro. Quindi quanti lupi ci sono in Italia adesso? Beh, la domanda in effetti è una domanda a cui verrà risposto probabilmente molto presto, e perché appunto, come probabilmente sapete, è iniziato questo censimento per la prima volta dal Novecento fondamentalmente a livello nazionale. Quindi molto presto avremo finalmente una risposta molto più precisa e definita. Come vi dicevo, adesso veniamo alla parte un po' più grossa di questo seminario, insomma, quella relativa al comportamento. Quindi ho diviso questa parte a sua volta in 5 sezioni, che sono riproduzione, branco, territorialità, comunicazione ed ecologia. Quindi vediamo un po' nello specifico come si comporta questa specie in tutta una serie di situazioni. Partiamo dal branco perché questo è l'unità sociale di base fondamentalmente, ed è formato dalla coppia. Il lupo è un animale monogamo, la coppia fondamentalmente resta insieme per tutta la vita ed è formata da un maschio riproduttore e una femmina riproduttrice. L'unità fondamentale del branco può variare, ci sono decine di esempi in letteratura, qui ve ne riporto alcuni, insomma, c'è la possibilità di avere un maschio adulto con due femmine, di avere un maschio con un cucciolo e una femmina proveniente da una nuova femmina, insomma. Quindi sì, la coppia è l'unità fondamentale, ma il lupo, insomma, è aperto alla famiglia allargata, per così dire. Allora, cosa succede? Una volta che maschio e femmina si incontrano, arrivano i cuccioli, se tutto va bene, e questi restano con i genitori fino al secondo, quarto anno di vita, insomma. Quindi il branco non è altro che un'estensione della coppia, proprio come una famiglia. E il branco è una società, un'unità sociale estremamente stabile.
All'interno del branco, ciascun membro ha uno specifico compito a seconda delle diverse situazioni. Ogni membro ha uno specifico compito quando si parla di caccia, quando si parla di difesa del territorio, oppure di allevamento della prole. Il numero degli individui all'interno del branco è variabile, quindi può cambiare a seconda di quello che è l'habitat e di quelle che sono le condizioni dal punto di vista ecologiche. Vediamo un pochino meglio questa situazione. Vi ho riportato questa foto qui perché spesso viene condivisa su Facebook e quant'altro, con una didascalia abbastanza divertente, perché prima di tutto questo branco è estremamente atipico, nel senso che in Europa è molto molto improbabile, se non impossibile, che si presenti un branco di queste dimensioni. Ci troviamo davanti a un branco di addirittura 25 individui. Branchi così grossi sono presenti in circostanze abbastanza particolari in Nord America e probabilmente in Russia. Immaginate, appunto, qui si tratta di un inverno probabilmente abbastanza rigido, e quindi il branco ha bisogno di più membri per far fronte alla scarsità di cibo e quant'altro. Come vi dicevo, questa foto viene spesso condivisa perché ci sono delle descrizioni abbastanza divertenti, insomma. Nella descrizione più comune viene detto che questi tre qui alla testa della spedizione, insomma, siano quelli, i membri più anziani, quelli malati, perché danno il passo a tutto il branco. Ci sono poi descrizioni più o meno per qualunque membro segue, e quest'ultimo qui alla fine in coda dovrebbe essere il cosiddetto lupo alfa, che un po' supervisiona tutta la situazione. Di nuovo è una bufala. Immaginate che animale vecchio e anziano, insomma, malato e quant'altro, non sta alla testa della fila, perché muoversi nella neve è estremamente complicato, se vi è capitato, insomma, di aver fatto questa esperienza. Sicuramente questi tre non sono quelli che hanno meno forze, anzi, probabilmente l'ultimo, questo qui, è quello che è rimasto dietro, perché magari non ce la fa stare al passo col branco. Parlando di bufale, un'altra immagine che viene condivisa e spesso viene fatta presente, insomma, quando si parla del branco e della fedeltà all'interno del branco, è questa qui. Spesso si trova anche con la descrizione in inglese, ma insomma la situazione che viene descritta è che questo lupo stia minacciando l'altro e questa qui sia una femmina che sta difendendo il proprio compagno. Cosa divertente, appunto, si tratta di una bufala e questi tre sono tutti e tre maschi. Quindi non c'è nessuna femmina che sta difendendo il compagno, e anzi questi due sono entrambi dei lupi sottomessi, ma hanno un grado di sottomissione diverso. Questo qui in basso è semplicemente più sottomesso dell'altro, mentre appunto, quindi quello che leggete su Facebook spesso non è realistico, insomma. Un'altra cosa di cui vorrei parlarvi, appunto, è quella che è la gerarchia del branco. Spesso in letteratura popolare viene detto, appunto, viene descritto il branco come questa unità quasi piramidale, insomma, abbiamo il lupo alfa in cima e poi tutti gli altri sotto, fino ad arrivare al povero lupo omega che deve un po' sottostare a tutti. Anche questa cosa è fondamentalmente errata. Non è proprio una bufala, nel senso che lo scienziato che descrive questa dinamica, insomma, per la prima volta negli anni 70, David Mitch, è uno dei più importanti a livello mondiale per quanto riguarda il lupo, ha ammesso, appunto, che negli anni 70 le conoscenze erano estremamente limitate, quindi quello che sapevamo sul branco ci permetteva di raggiungere certe conclusioni che poi sono cambiate nel corso degli anni. Se cercate, fra l'altro, anche su YouTube c'è un video proprio di David Mitch in cui si scusa in un certo senso per aver diffuso questo concetto, che viene spessissimo applicato a livello popolare da giornali, telegiornali e quant'altro, ma che appunto adesso è fondamentalmente obsoleto. Non possiamo più parlare di lupo alfa, non possiamo più parlare di questa struttura, insomma, piramidale, ma la dinamica all'interno del branco è fondamentalmente una dinamica familiare. Abbiamo appunto un padre e una madre, dei figli maschi e femmine e poi cuccioli anch'essi maschi e femmine, e vedete come le relazioni all'interno del branco non sono assolutamente lineari. Alcuni membri possono essere dominanti su altri, che sono a loro volta sottomessi ad altri ancora, quindi è una situazione abbastanza complessa. Ma vediamo come si arriva appunto ai cuccioli, come funziona la riproduzione del lupo. Allora, il lupo raggiunge la sua maturità sessuale intorno al secondo anno di vita. Nel lupo, contrariamente al cane, è presente un solo ciclo riproduttivo all'anno.
Questo ciclo riproduttivo ha inizio intorno a gennaio-febbraio per quanto ci riguarda, quindi in tutto il continente euroasiatico. La gestazione dura più o meno due mesi. Poco prima della nascita dei cuccioli, insomma, la femmina si scava la sua tana e ci resta una decina di giorni, insomma, e la femmina può partorire in media 6 cuccioli. Il numero può variare, come leggete, da tra 1 a 11. I cuccioli nascono, restano nella tana e sono fondamentalmente estremamente carini, ma sono estremamente piccoli e sono fondamentalmente inetti, non sono capaci di far nulla, addirittura i loro occhi sono chiusi e quant'altro. Gli occhi si aprono per la prima volta dopo 10 giorni e gli occhi tendono a essere inizialmente azzurri, ma poi assumono una colorazione più normale quando diventano adulti. I cuccioli restano all'interno della tana fino alle 8-10 settimane ed è intorno a questo periodo che inizia lo svezzamento, quindi smettono di nutrirsi solo del latte della madre, ma iniziano a mangiare fondamentalmente carne regurgitata dalla madre o da altri membri del gruppo. Questo prodotto, insomma, viene regurgitato in seguito a un comportamento abbastanza frequente e comune che conosciamo tutti, o comunque conoscete se avete un cane vicino. I cuccioli tendono a leccare quella che è la bocca dell'adulto, insomma, fin quando questo non regurgita qualcosa per loro. Ed è lo stesso comportamento che si riproduce poi appunto nell'adulto e nel cane con connotazione diversa. Da cucciolo il lupo fa questo per appunto nutrirsi, da grande e stessa cosa nel cane lo fa per salutarvi, per è una cosa un po' di coesione del gruppo, insomma, di socializzazione. Una volta lasciata la tana, i cuccioli vanno in quelli che sono i siti di rendezvous. Fondamentalmente i lupi trovano queste radure che sono sicure da minacce, da predatori, dall'uomo e quant'altro, e qui allevano i loro cuccioli. I cuccioli restano in questi siti di rendezvous e sono spesso osservabili, fra l'altro, una delle due fasi del monitoraggio del lupo avviene proprio in estate, in cui i cuccioli sono più visibili perché sono in giro a giocare e vengono continuamente ovviamente sorvegliati e nutriti da genitori e fratelli. Qui vediamo appunto una foto di due cuccioli in una radura. E cosa succede appunto a un certo punto? Vi parlavo di dispersione e quando il lupo raggiunge la maturità sessuale si presentano due strade di fronte, insomma. Il lupo può o restare nel suo branco per un tempo un po' più lungo, diciamo fino appunto a 4 anni, oppure entrare in dispersione e quindi raggiungere nuovi territori e incontrare un nuovo compagno o compagna. La dispersione del lupo è praticamente impareggiabile di fatto. Il lupo prima di tutto può raggiungere una velocità notevole perché può camminare a una velocità di passeggio, insomma, fra i 2,5 km e i 7 km orari, ma addirittura può percorrere distanze di nuovo impareggiabili. Ci sono lupi che hanno percorso più di 600-800 km, altri invece magari un po' più pigri che arrivano a solo 8 km. Questa dispersione viene fatta appunto per trovare un nuovo membro, un altro membro un membro del sesso opposto fondamentalmente, quindi iniziare un nuovo branco. Vediamo qui una foto di quello che è una rappresentazione abbastanza definita del territorio. Vi dicevo prima che il lupo è un animale territoriale. Cos'è questa immagine? Fondamentalmente hanno radiocollarato degli esemplari all'interno di diversi branchi, questo è uno studio fatto in America, e hanno monitorato quelli che sono i loro spostamenti. Vedete come il territorio sia estremamente definito, sono pochissimi i lupi che sono entrati nel territorio di altri, vedete come i colori praticamente non si sovrappongono quasi mai. Dicevamo quindi che il lupo è una specie territoriale. Il territorio è esclusivo, ha dimensioni variabili che dipendono fondamentalmente da quella che è la geografia del territorio. Immaginate che un lupo in un contesto urbano, suburbano o comunque, non può avere un territorio così grosso quanto un lupo in Nord America, insomma. E la dimensione varia anche appunto dalla presenza di altri lupi, dalla presenza di prede e quant'altro. Ad ogni modo, il territorio viene difeso attivamente da tutti i membri del branco, attraverso tutta una serie di segnali di presenza, che possono essere di diverso tipo. Uno
dei segnali di presenza più famosi, più popolari è l'ululato. L'ululato viene usato per tutta una serie di motivi fondamentalmente e anche per la difesa del territorio. Immaginate che l'ululato viene registrato da scienziati, insomma da colleghi e quant'altro, e viene poi analizzato, e grazie a questa analisi è stato possibile scoprire come i lupi possono addirittura, tra virgolette, fingere la presenza di più membri all'interno del branco. Quando due branchi si trovano l'uno vicino all'altro e devono segnalare la loro presenza, appunto, possono far finta che ci sia qualche individuo in più e quindi possono sembrare un po' più forti da questo punto di vista. L'ululato, appunto, è anche un mezzo di comunicazione. La comunicazione non è solo uditiva, ma abbiamo tutta una serie di messaggi. Vediamo un pochino di che tipo. Prima di tutto abbiamo messaggi per quello che riguarda il linguaggio del corpo. Di nuovo, se avete un cane, se avete esperienza con cani, insomma, più o meno il discorso è uguale. Vediamo qui in alto a sinistra come un lupo dominante abbia le orecchie dritte e la coda alta, mentre in basso a destra abbiamo un lupo sottomesso con la coda fra le gambe, le orecchie all'indietro, la postura un po' più bassa, insomma. Dicevamo appunto la coda è estremamente indicativa di quello che è il comportamento, di quelle che sono le emozioni, di quella che è il messaggio che il lupo vuole mandare. Di nuovo, una coda alta così è sicuramente un segno di aggressività, mentre una coda fra le gambe è chiaramente un segno di sottomissione. Stessa cosa per le orecchie e per tutta la parte dei muscoli facciali, fondamentalmente, dei muscoli del muso. Orecchie dritte e alte sono un segnale potenzialmente aggressivo, orecchie all'indietro sono un segnale di sottomissione. Vediamo qui come la comunicazione può avere sfumature diverse, fondamentalmente. Abbiamo qui un lupo che morde la faccia di un altro, lupi che si leccano a vicenda per quella questione che vi dicevo prima, insomma, della socializzazione e quant'altro. Un altro modo che i lupi hanno di comunicare è attraverso la vocalizzazione. I lupi, come dicevamo prima, utilizzano l'ululato. Questo viene utilizzato per la difesa del territorio, per mantenere la coesione all'interno del branco. Viene utilizzato anche all'interno della caccia per coordinare un po' i movimenti del branco stesso. E il lupo ovviamente è anche capace di ringhiare, brontolare, guaire e quant'altro. Una cosa che non molti sanno è che il lupo è anche capace di abbaiare. È un fenomeno non molto comune ed è molto più frequente in altre specie come il cane. Un altro modo di comunicare che hanno questi animali è attraverso l'olfatto. In questa foto viene rappresentato un comportamento che non ha un nome in italiano, ma viene chiamato sand rolling. Fondamentalmente è un rotolarsi nella sabbia. Questo comportamento, di nuovo, è condiviso anche dal cane e fondamentalmente lupi e cani fanno questa cosa quando trovano qualcosa di estremamente interessante dal punto di vista dell'odore, che siano delle feci o una carcassa, insomma. Cose che sicuramente volete a casa. E questa cosa viene fatta perché? Perché il pelo fondamentalmente si impregna di questo odore e quando il lupo ritorna all'interno del branco, gli altri membri possono annusare questo odore, possono appunto scoprire che questo individuo ha, durante il suo percorso, incontrato quella che può essere una carcassa o quant'altro. Quindi è un momento abbastanza interessante di condivisione di informazioni. Un altro modo per comunicare la presenza dal punto di vista olfattivo è attraverso le raspature, quindi questi segni delle unghie a sinistra. Vi dicevo dal punto di vista olfattivo perché, di nuovo, così come il cane, il lupo ha sulle zampe delle ghiandole che rilasciano un odore abbastanza particolare e appunto attraverso questa raspatura viene diffuso nel terreno. Ovviamente un altro modo per marcare il territorio è appunto l'utilizzo di urina e feci. Veniamo alla parte finale di questa sezione, insomma. Parliamo un po' dell'ecologia del lupo. Nella fattispecie, dell'ecologia trofica, cosa mangia il lupo? Il lupo è un carnivoro, ma è un carnivoro generalista e opportunista. Può praticamente mangiare di tutto. Vediamo come la dieta può variare da quello che è il bisonte nel Nord America, oppure nelle nostre latitudini può mangiare cervi, caprioli, camosce e quant'altro, lepre artiche, oppure addirittura in alcuni territori il lupo può pescare e possono mangiare salmone. Un'altra cosa che il lupo tende a predare sono animali di piccole dimensioni, come uccelli, roditori vari e quant'altro. Addirittura il lupo può mangiare frutta, carcasse, come dicevamo prima, ma anche animali domestici e rifiuti. Come prima,
dopo una panoramica a livello mondiale, vorrei farvi una panoramica a livello italiano, ma vediamo come si studia quella che è la dieta del lupo. Fondamentalmente, di nuovo, non mi addentro troppo nello specifico, perché ci sarà qualcun altro che vi parla del monitoraggio, ma lo studio della dieta viene fatta appunto attraverso le fatte. Si raccolgono gli escrementi del lupo, questi vengono sterilizzati in una stufa per una decina d'ore, insomma. Successivamente gli escrementi vengono lavati e filtrati. Viene raccolto tutto quello che è il particolato, viene disidratato e poi viene categorizzato, quindi viene diviso in quella che può essere componente organica, vegetale, animale e quant'altro. Di nuovo, non mi addentro nei particolari, una fatta di lupo è composta fondamentalmente di due parti, può superare i 15 cm di lunghezza e, a meno che non siete esperti, insomma, è praticamente impossibile ad occhio nudo distinguere fra una fatta di lupo e una fatta di cane di grossa taglia. L'unico modo per essere certi che quella sia, insomma, sia una fatta di lupo è controllarne il contenuto. Allora, vi dicevo prima, abbiamo visto una carrellata dal punto di vista mondiale, cosa mangia il lupo, vediamo cosa mangia il lupo in Italia. In seguito a uno studio fatto di nuovo da Boitani negli anni 90, vediamo come il lupo ha nella sua dieta in preponderanza i rifiuti. Il 70% dell'alimentazione del lupo, appunto, negli anni 80 era costituito proprio da rifiuti, mentre solo il 30% da prede naturali. Grazie al cielo questa situazione cambia, abbiamo delle stime un po' più moderne, vi presento adesso due studi, entrambi del 2018, uno, questo qui, fatto sui lessini, quindi sulla parte fra Veneto, Trento, eccetera, in cui vediamo come annualmente il lupo tende a consumare ungulati selvatici, quindi da una parte abbiamo camoscio, capriolo, in piccolissima parte cervo e cinghiale, e ungulati domestici, nella fattispecie soprattutto bovini. Vediamo anche come, dicevo prima, il lupo consuma anche altri animali come roditori e quant'altro, addirittura anche cani. E c'è da dire ovviamente che questa dieta è appunto una media annuale ed è variabile a seconda di quelle che sono le stagioni, della disponibilità e quant'altro. Quest'altro studio è sempre del 2018 ed è fatto nell'Appennino, quindi un po' più a sud, insomma. In questi due grafici abbiamo quelle che sono le frequenze di un certo tipo di preda e la biomassa di questa preda. Vediamo come le prede più frequenti siano cinghiale e bovini, anche in questo caso, mentre capre e pecore non sono molto frequenti. E anche a livello di quantità, insomma, quindi di biomassa, abbiamo un buon numero di cinghiale, ma un numero molto maggiore di bovini rispetto alla frequenza, e di nuovo una piccola parte di capre e pecore. Ma come arriviamo all'alimentazione? Fondamentalmente ci sono diversi step che vanno seguiti, insomma. Il lupo è un cacciatore, è un predatore, quindi come fa a scegliere la sua preda? Prima di tutto c'è da considerare quella che è la densità della preda, quindi la disponibilità della preda stessa. Se ci troviamo in un'area in cui un certo tipo di animale è più presente di altri, è molto più probabile che il lupo predi questo, appunto. C'è tutta la questione dell'habitat, quindi se abbiamo una sovrapposizione di habitat, laddove è presente il lupo è presente un'altra specie, questa può diventare una sua preda. E infine abbiamo la questione della rintracciabilità. Immaginate che se siete dei cacciatori, insomma, se siete nella foresta, la prima cosa che vi capita a tiro è probabilmente molto interessante se siete affamati. Un'altra cosa di cui tener conto è quello che è il comportamento della preda. Molte specie, infatti, immaginerete, soprattutto gli erbivori, hanno delle strategie di antipredazione, insomma. Una delle cose più comuni che fanno gli erbivori è di raggruppare i membri della mandria in un nucleo abbastanza compatto e difendere quelli più deboli, che sono cuccioli o anziani e quant'altro, malati e quant'altro, all'interno di questo gruppo, che ovviamente è difficile da attaccare da parte del branco. Alcuni animali hanno poi strategie antipredatorie totalmente fallimentari. C'è una razza di pecore la cui strategia antipredatoria è fingersi morta. Immaginate che il lupo è abbastanza contento di questa cosa e quindi rende questi animali estremamente facili da predare. Un'altra cosa molto importante per quanto riguarda la caccia è la dimensione del branco. La dimensione del branco è importante perché, come dicevamo prima,
branchi più grossi possono predare animali più grossi, fondamentalmente. Se vi ricordate il grafico che vi mostravo poc'anzi, il cervo è in Italia molto poco predato perché il lupo italiano è abbastanza piccolo comparato appunto al cervo. E solo branchi di dimensioni considerevoli possono predare animali adulti di dimensioni appunto considerevoli. Una delle prede preferite dal lupo è fondamentalmente, appunto, è una questione di, come dicevo prima, una questione di opportunità. Se il lupo può cacciare animali piccoli e di facile soggiogazione, insomma, che possono essere soggiogati facilmente, tenderà fondamentalmente a predare quelli, e che è il motivo che poi porta a tutta la questione della predazione su animali domestici e quant'altro. Ad ogni modo, per terminare questa sezione, insomma, c'è poi il successo, insomma. Il lupo può andare a caccia, ma non è detto che sia capace di prendere la preda. Così, per finire un po' sul... vi volevo mostrare questa immagine abbastanza divertente di un lupo a caccia, insomma, e appunto, con questo termino e sono aperto a domande e quant'altro. Allora, ringraziamo il dottore Andrea Sommise per questo bellissimo intervento, davvero mi sono appassionato. Grazie. E quindi invito i nostri fruitori a fare delle domande, sia via chat che sui vari social che teniamo come Facebook e YouTube. Va bene, se non ci... Ok, Marcello ci chiede, come fa un branco a simulare più membri? Sì, fondamentalmente attraverso appunto l'ululato c'è la possibilità di modulare questi suoni e all'orecchio di un altro lupo vengono percepiti come suoni prodotti da più lupi. Okay. Se andate a osservare... quello che è il sonogramma, quindi l'analisi di un ululato, potete individuare diversi picchi e a ciascun picco, se non ricordo male, corrisponde uno specifico individuo e tendenzialmente la gola del lupo riesce a riprodurre questa cosa e possono simulare appunto la presenza di più individui all'interno del branco. Ok, allora Sara Capobianco invece ci scrive... Aspettate un secondo. Ma se il cane ulula ha lo stesso significato dell'ululato del lupo? Nel cane è abbastanza diverso, nel senso che l'ululato fondamentalmente del cane è praticamente inutile. Il cane non vive in gruppo così come il lupo, non ha bisogno di difendere il territorio in questo modo. Alcune razze di cane hanno ancora questa caratteristica perché appunto avevano un antenato in comune col lupo e diciamo hanno mantenuto questo tratto. Ok, ci stanno tempestando di domande, quindi quando si parla di abbaio ci si dice solo ai cuccioli o anche agli adulti possono abbaiare? Anche gli adulti possono abbaiare, non è per niente frequente, ma è possibile. Un'altra domanda è molto, molto interessante, ripopolando anche le Alpi, il lupo italico può accoppiarsi anche con specie del Nord Europa? Quindi ci può essere questa miscela di pool? La questione delle Alpi è abbastanza complessa, nel senso che, come dicevamo prima, il lupo può spostarsi tantissimo e immaginate che sulle Alpi appunto è difficile identificare quelli che sono lupi italiani o lupi svizzeri, tedeschi e quant'altro. Qualche anno fa c'era questo lupo, credo fosse sloveno, che aveva percorso 800 km per incontrare una lupa in provincia di Verona e appunto hanno formato questo branco in Italia, ma il lupo, il maschio insomma era sloveno. Allora, Teresa ci chiede, si sente spesso parlare di lupo solitario, è da considerarsi solo come una leggenda metropolitana o c'è del vero? Abbiamo visto che esiste. Sì, fondamentalmente il lupo sta da solo per poco tempo, diciamo che il lupo sta da solo fin quando non incontra un membro del sesso opposto. Quindi sì, ci sono lupi che entrano in dispersione, ci sono lupi che per un certo periodo di tempo passano, appunto, vanno da un territorio all'altro. Quindi sì, è una di quelle cose che è abbastanza vera.
Ok, Tiziano ci chiede, lo sviluppo delle espressioni facciali potrebbe essere stata una conseguenza della socialità Beh, all'interno del sicuramente gruppo? il fatto di avere così tanti muscoli nella faccia, eccetera, è una concausa, insomma. Il lupo è un animale estremamente sociale, quindi ha bisogno di mostrare questa cosa in tutti i modi. Come dicevamo, abbiamo muscoli, corpo, vocalizzazioni, olfatto. Praticamente il lupo utilizza qualunque mezzo per la comunicazione. Ok, Enrico ci chiede come si analizza il sonogramma di un ululato? Questa è una cosa che già hai detto, Sì, ripetila fondamentalmente velocemente. devi andare in campo, lo registri e poi fai un'analisi attraverso una serie di programmi, ci sono tutta una serie di picchi, eccetera, che puoi valutare. Ok, Roberta ci chiede, il quinto dito che è presente nelle zampe anteriori del lupo ha un'utilità particolare e perché nelle zampe posteriori non è presente? Ma il quinto dito è fondamentalmente vestigiale, proprio come nel cane, può essere presente oppure può essere perso in seguito a un incidente o quello che è, non ha nessuna funzione. È Quindi semplicemente è un relitto evolutivo, si può. sì. Altre domande? Rossella ci chiede, dopo il quarto anno i membri del branco quindi si disperdono per forza? Ci sono dei No, studi non a è detto. riguardo? Ok. Non è detto. Può essere, insomma, che i membri restino. Dipende appunto dalle situazioni. Se il branco si trova a fronteggiare un ambiente abbastanza ostile e delle situazioni particolari, il branco tende a restare insieme fondamentalmente. Si dà la precedenza appunto a quella che è la coppia riproduttiva stabile, piuttosto che appunto disperdere le forze. Tra l'altro può anche succedere che uno dei figli, fratelli e quant'altro possa diventare la nuova coppia riproduttiva. Quindi non è detto che la coppia iniziale sia la stessa per tutta la vita del branco, insomma. Ok, allora ci tengo a precisare per chi sta facendo le domande. Ovviamente, se avete già fatto una domanda, cerco di far rispondere alle domande di chi non ha ancora avuto risposta. E quindi andiamo con quanto è grande il territorio di un branco? Beh, anche lì dipende, nel senso che dipende dallo stato in cui il lupo vive, dall'area protetta, insomma, che tende a occupare, dall'area che tende a occupare. Gli areali possono essere enormi, possono essere anche di 1.000 km², se non ricordo male. Quindi immaginate, dimensioni abbastanza notevoli. Ovviamente queste cifre si raggiungono in Nord America, in Russia, non in Italia, in Europa. Ok, allora Marco ci chiede, è vero che ogni lupo ha una sua voce e ogni ululato è personale, intendo. Ogni ululato è Sì, personale, intendo. O anche l'ululato è da considerare regionale, non so lui cosa intende per regionale. Non so cosa si intende per regionale, magari per gli uccelli di solito si fa questa distinzione fra dialetti e regionalità, eccetera, magari qualcosa del genere. Fondamentalmente sì, ogni membro ha la sua voce. Quando andate appunto a vedere quello che è il sonogramma, che dicevamo prima, potete identificare esattamente quanti lupi ci sono all'interno del branco, Ok. perché ciascuno di essi ha un certo suono e una certa frequenza. Ok, perfetto. Silvia ci chiede, puoi spiegare le gerarchie di accesso al cibo, di un branco e se esistono? Sì, diciamo che fondamentalmente anche lì è una situazione abbastanza complessa. Dicevamo prima che la gerarchia all'interno del branco non è lineare, quindi diciamo che in linea di massima uno degli animali che ha l'accesso al cibo per primo è la femmina quando è in estro. Ok. Quindi la femmina in calore è il primo animale che si nutre. Ok, perfetto. E Raffaele Esposito invece ci chiede, quanto è pericoloso per l'uomo incontrare un lupo nel suo ambiente naturale? Allora, prima di tutto è un evento estremamente raro, nel senso che adesso magari è una cosa che capita un po' più spesso, che viene pubblicizzata più dai media e quant'altro, ma il lupo è un animale schivo e tende ad evitare il contatto con l'uomo ad ogni costo. Non ci sono dati che riportano aggressioni da parte del lupo sull'uomo, se non il caso, credo fosse l'anno scorso, del lupo di Otranto. E questo caso però è un caso limite particolare perché il lupo di Otranto si è poi scoperto essere un lupo che aveva vissuto in cattività, quindi aveva fatto esperienza con l'uomo. Il lupo, di nuovo, ha paura dell'uomo, quindi se può vi evita. Se incontrate un lupo siete A, estremamente Certo. fortunati, B, persone che l'hanno studiato per anni, tra l'altro me incluso, non hanno mai visto un lupo selvatico, e
Vabbè, sì, in verso... luogo non siete in pericolo, insomma. Spesso il loro udito gli permette di sentire la nostra, il nostro avvicinarsi e quindi di allontanarsi. Sì, ho fatto, sì, siamo sicuramente estremamente riconoscibili in natura. Allora, Beatrice ci chiede, parlando di individui adulti, malati, feriti o anziani, sono documentati comportamenti di cura da parte del branco? Non particolarmente, nel senso che appunto un animale anziano tende a far parte del branco, fa quello che può, ma poi a un certo punto non ce la fa a seguire quello che lo okay. spostamento. Penso che lei intendesse ci sono delle vere cure da parte, capito, dell'individuo giovane verso l'anziano. No, ok. Giorgia ci chiede, interessante che, come per ogni caso riportato, si è fatto l'esempio del cane, anche se ho personalmente notato che molti dei comportamenti inter- e intraspecifici siano riconducibili anche alla famiglia dei felidi. Che a te risulti ci sono dei comportamenti affini tra i felidi e i canidi? La comunicazione è abbastanza diversa, che è un po' il motivo per cui cani e gatti sono nemici. Ci sono dei messaggi che... quello che posso dirvi è che ci sono dei messaggi comuni, nel senso che, non so, per esempio dare la zampa è qualcosa che fanno anche i lupi, questa cosa di dare la zampa, eccetera. È una cosa che nel cane è un messaggio amichevole, nel gatto un po' meno. Certo, hanno... Anche la, allora, la coda alta, per esempio. Sì, diciamo, hanno dei segnali che sono non si chiariscono tra di loro, ovviamente sono... Sì, perché la coda alta nel cane... è un segnale aggressivo, la coda alta nel gatto e il gatto vi sta dicendo che vi vuole bene, insomma. Okay. Allora, Claudia ci chiede, i lupi di dispersione possono entrare in gruppi già formati? Certo, sì, possono entrare in gruppi già formati e possono o diventare semplicemente parte del branco o addirittura competere per la femmina riproduttrice. Ok, Pasquale ci chiede, che effetti ha l'antropizzazione sul lupo? Se ci sono dei specifici studi a riguardo? Ce ne sono tantissimi, sì, soprattutto negli ultimi anni, e l'antropizzazione ha un effetto notevole, la reale del lupo è sempre meno compatto, sempre più a mosaico, e ci sono appunto eventi di bracconaggio, di caccia e quant'altro. Immaginate che il lupo è una specie abbastanza scomoda se siete degli allevatori fondamentalmente, ma anche dei cacciatori, perché il lupo fondamentalmente compete con voi per quella che è la vostra risorsa, insomma. Allora, da Facebook ci chiedono, allora non è vero che il rotolarsi su carogne serve per nascondere il proprio odore di lupo e aumentare la possibilità di successo nella caccia, mi confermate? Sì, non ho informazioni su questa cosa, anzi appunto l'odore è un modo di trasmettere l'odore agli altri individui. Ok, perfetto. Alcune domande non le leggo perché già la risposta l'abbiamo data, quindi non siamo ridondanti. Vincenzo ci chiede, quanto sono frequenti gli incroci tra cani, randagi e non, e lupi, e quanto possono influire nel comportamento individuale e di gruppo? Sì, quella degli ibridi è tutta un'altra categoria, insomma. Diciamo che, brevemente, gli incroci sono molto frequenti, soprattutto in paesi come il nostro in cui il randagismo è un problema, insomma, e influiscono notevolmente sul comportamento. L'aggressività tende a essere estremamente diversa, nel senso che, come vi dicevo prima, il lupo è estremamente schivo e è praticamente impossibile incontrare un lupo in natura. Un ibrido è molto più abituato all'uomo e tende ad avvicinarsi a città, villaggi e quant'altro, e anche appunto all'uomo stesso, quindi è molto più pericoloso. Ok. In caso di morte, uno dei due componenti della coppia alfa può un esemplare strano al gruppo prendere il suo posto? Se vuoi te la rileggo perché l'ho letta malissimo. In caso di morte di uno dei due componenti della coppia alfa, può un esemplare strano al gruppo prendere il suo posto? Sì, allora, in caso di morte, appunto, l'altro lupo, quello che resta, entra di nuovo in dispersione e può eventualmente incontrare un membro del sesso opposto, oppure restare da solo e probabilmente morire, insomma. Allora, a
Allora, ci fanno la stessa domanda. Esiste il tradizionalmente famoso lupo solitario? Abbiamo già detto che esiste, però è un caso sporadico, cioè rimane esatto. solitario per poco tempo. Non ho risposto alla domanda su Facebook proprio perché già l'avevamo detto più volte. Ti faccio le ultime domande e poi ti lasciamo andare. Sì. L'habitat del lupo cambia in base alla stagione? Può cambiare, nel senso che appunto abbiamo visto che il territorio è abbastanza ampio e a seconda della disponibilità della preda, immaginate che il lupo si muova con essa, nel senso che magari appunto il branco tende a seguire quelli che sono mandri di cervi, caprioli e quant'altro. Quindi allo spostarsi degli erbivori si sposta anche il lupo. Allora, ti riporto l'esperienza diretta di Erika, che vive in un paesino del Cilento, e che ci dice che c'è stato un caso in un paese vicino al suo, di lupi che si sono spostati a predare durante il periodo di lockdown, e nonostante erano un paio di lupi, hanno ucciso in totale 6 pecore, ma ne hanno mangiate una sola. È una cosa che fanno spesso, uccidere un intero gregge per poi cibarsi solo di un individuo. Allora, questo è di nuovo un argomento abbastanza ampio, ma per essere concisi, prima di tutto la predazione sul domestico nel lupo è controversa, nel senso che il lupo tendenzialmente non preda il domestico molto frequentemente. Questi fenomeni avvengono perché ci sono nel branco, o l'intero branco è costituito da ibridi o addirittura da cani randagi, insomma, selvatichiti. E appunto una delle discriminanti se la predazione è avvenuta da parte del lupo o di altro è quello che viene chiamato surplus killing, quindi un'uccisione in sovrannumero. Il lupo tendenzialmente uccide e mangia quello che uccide. Invece quando si hanno questi casi di predazione estrema, appunto mi pare dicevi 6 e una predazione solo su 1. Sì. Almeno così si scrive, sì. È perché magari appunto il branco era formato da ibridi, da cani randagi e quant'altro, e quindi nella foga il cane tende a uccidere un po' tutto e a nutrirsi solo di poco, insomma. Ok, quindi è un comportamento esclusivo degli ibridi con i cani, mentre i lupi... È uno dei fattori discriminanti, sì. Ok, perfetto. Non può avvenire nel lupo, ma è molto raro. Allora Andrea, questa è veramente l'ultima domanda perché ce la fa Luca che ci ha messo un po' a scriverla, però la voleva scrivere dall'inizio. Ho notato dalle immagini che l'evoluzione della distribuzione del lupo in Italia evidenzia un'importante interruzione in corrispondenza del confine nord tra Campania e Molise. Non ricorda bene il periodo e se non sbaglio era durante gli anni 70. E ti chiede a cosa potrebbe essere ricondotta questa interruzione? C'è un motivo fisico o di carattere urbano, venatorio o biologico? Ma fondamentalmente quasi tutte le interruzioni sono dovute all'attività venatoria, di fatto. Immaginate che dal punto di vista culturale c'era questa figura del luparo, questo cacciatore che andava in giro e cacciava il lupo, perché il lupo veniva visto come una specie nociva. Addirittura c'è questo testo che risale appunto a quel periodo in cui il lupo viene definito come un animale pestilenziale e quant'altro, quindi... Immaginate che magari se c'è qualcuno di quelle zone si ricorda un po' le storie del nonno, eccetera. Essere un cacciatore di lupo era qualcosa di importante e soprattutto sull'Appennino era molto frequente. Ok, perdonami un attimo. Sì. Allora. Abbiamo finito con le domande, mi dispiace ragazzi, ma siete in tantissimi a scrivere, ci hanno bombardato di domande. E prima di concludere, rifaccio le mie congratulazioni al dottor Sommise per la spiegazione e per averci dedicato questo tempo e ripasso la parola ad Arianna, alla dottoressa Belfiore. Buonasera a tutti, io sono qui giusto per fare un saluto finale a chiunque abbia partecipato, ringraziare anch'io ulteriormente il dottor Sommise che ha fatto questo intervento molto esaustivo, e ringrazio tutti i partecipanti, chi si è iscritto, e soprattutto vi do l'appuntamento a venerdì prossimo sempre alle ore 17 col prossimo intervento del professor Soppelsa. Quindi grazie a tutti e grazie ancora a te Andrea. Oh, grazie mille. Ciao. Buona serata.